Coccodrilli, buongiorno, buongiorno! Non sono sparito, ma oggi ho fatto tutto di corsa, ho avuto da fare mille cose. Adesso vado, ci vediamo più tardi, ma ricordatevi se sul canale YouTube Carletto Life potete trovare tutto, quindi se avete un momento che io pubblico meno contenuti, perché comunque ragazzi, anch'io delle volte ci sono dei giri da fare, delle robe da fare. Oggi ho fatto anche una visita, quindi ci sta. Ma voi siete fortunati, siete dei coccodrilli fortunati, perché su YouTube trovate sempre tutto. Specialmente oggi alle 13, dicevo, usciranno le storie di ieri. Quindi se avete un pochino di tempo ve le potete gustare insieme a un ottimo pranzo. Fate swipe e andate a vedere il canale. Alle 13, sempre attivi, sempre presenti. Fate swipe up a pranzo con Carletto. Io oggi riso in bianco, stavolta c'ho anche il contorno. Contorno figa, basta, chiuso. Non fa una storia fondamentalmente in giancazzo da dire. È meglio che non la fa o è meglio che fa tipo così, un po' diversi, destro, sinistro, antipasto misto? Che ne dite voi? Boh, è lunedì, fa strani effetti. Una cosa ve la voglio dire. Secondo voi devo iniziare a fare i scherzi telefonici? Sì o no? Questo è il sondaggio del lunedì, sondaggione proprio di quelli giganteschi. Però voglio la vostra opinione, che è importante. Oh no! No, non so che non si vede. Oh, oggi è contento il coccodrillo. Non lo sa più, non si vede. Sei contento? Non si vede. Oggi sei di buon umore. Tanto. Ora guardate quanto è contento, perché tutt'oggi senza di me sei stato. Ti è dispiaciuto, vero? Così dispiaciuto mi hai fatto toccare anche le pocine. Anche le pocine. Ah, questo è giù. Magna anche il finocchio, ma vuole mangiare tutto lui. No, no. Ma questo come funziona così? Mamma mia, mi hai buttato. Come funziona? Come funziona? Dai una mano, No, vabbè, incominciamo. Se tu mi hai buttato addosso, io te dai una. Sera, si torna leggeri. Eccolo. Fatti la nonna, le svizzere noi le chiamiamo, vero? Svizzere bianche. Svizzere bianche. È uno. Oh no! Oh! C'è il segreto dentro questa svizzera, che ci hai messo in mezzo? Ci ho messo la salvia, ci ho messo il rosmarino. Vai, poi? Poi ci ho messo la pasta dei cappelletti. Ci ha messo l'interno dei cappelletti, infatti è un po' anche. Se un pochino, ma dovete sentire quanto è buona. Queste sono le svizzere alla Maradona, vero? Sì. Nonna Maria? Oh. È vero, cosa fa? Sembra anche un po' Ursula. Dovresti togliere quella. Che se fa o no? Lo stronzo. Che se fa? Lo stronzo. Che se fa? Testa di cazzo. No. Sì, no, no, sì, sì. Ma no, perché? Che si va a fare? Perché c'è il testa di cazzo. Ma questo mettilo di qui, no? Mirelo. Ah. Oh no, metteci un po' d'olio sui piatti. Scemo! E lo buono questo! Testa di cazzo! Ma mette il lattoio! Se lavano me! Sacco degli coglioni! Se lava. Ma bene! Ma vaffanculo! È scemo! Apri la bottiglia d'olio, non te la lava sto qui, butta dentro! Ma perché? La bottiglia d'olio, ma noi costi soldi! Ma cigola! Ma tu sei uno stronzo! Un'altra volta! Tu sei uno stronzo, ma grosso, grosso, un bel po'! Quanto? Grosso un'infinità. Ma perché? Quanto sei stronzo? Ma perché? Ma cammina. Perché? Dimmi perché. Io le cose mi piacciono. Ma quelle è vero. Ah. Sto. Pio la cioccolata. La cioccolata è sotto me. Ma perché? Ma via va. Ma Pio la cioccolata. Ma perché? Oh! Ci segue sempre Gianluca Mancini, salutelo. Sì, quello no, della Roma. Io saluto. Perché? E perché ha fatto un gol che leva da me. No, salutelo. No, non saluto, perché ha dato a fanculo. No! Come sta facendo le cose da ometto di casa. Però ragazzi, cioè, il pericolo è sempre in agguato, quindi se lui dovesse cadere io la chiappo così. Sì, tu chiappi il cazzo. No, io ti acchiappo. Sì, il cazzo chiappo. Allora, un po' il culo all'infuori dovete mettere e tac, acchiappallo così.
Al limite anche per una pulcina. Non... Vattene che te la do la padella, tanto la capocca. Quindi ragazzi, poi. Sicurezza è importante. Ah. Vattene! Ah! E lui non si fa toccare. Ma che sei, un animale raro? Ta. Ma hai fatto la scureggia? Sì. Ma come che sei? Ma guarda, guarda come che schifo. Ma davvero, no? Guarda come ride soddisfatto. Ma per schifo, ma che ridi? Oh! È scoreggia! E levati di coglione! Ma hai fatto una scoreggia! E beh, cucito ne vede! Ma beh, come le puzzole, ma che schifo! Oh, ma nanna là! Eccolo! Eccomi! Che vorresti di? Io? Boh! Sei buono a farvi il tutto, eh? Qui? Sto cazzo! Ma sto cazzo! Ah! Guardate quanto è bello e disponibile oggi il coccodrillo, eh? Come ci si sente a 92 anni? Mi sento come un coglione. No! Sì. Ma perché? Io sono. Mi sento come ieri, come l'altro ieri. Io dormi con te stasera. Ma va a dormire che una bella sorca. Ma come? Ma è una sorca, una bella sorca, pelosa, che è più bella, più buona. Ma perché pelosa? Ma perché? Ma perché? Ma insomma, se non capite niente è un'altra cosa. Ma porta... Se ci capite, la sorca è buona col pelo. Ma perché? Quando è pelata è brutta e non manca da gusto. Ma porta i batteri, porta. Ma cammina, ma sai quel che fè? Che fè, oh, che fè? Con la sorca pelata. Ma come no? Ma perché? Ma vaffanculo. Ma perché? Non fermati, il ancora... Dio campo. No, vabbè, no, così no, campo no, è da fare. Allora Ma quell'amico mio non si fa sentire più? Né che la moglie l'ha urdito c'ha qualche occhio nero, come un'altra volta che aveva detto che era un'iniezione. E l'iniezione c'era, era un boccatone. Adesso che sono finite i domiciliari, che c'è siamo in fase gialla, passerò a trovarti. Dopo ne parliamo. Perché di qui sì, c'è uno che mena, è Maria, che tordisce quando viene retta. Hai capito? Stamme bene e compra gli arrapao. Oh, né la via la scusa con gli arresti domiciliari, e che ti fa scappare. E se perché ha provato a menarti, apposta senta la poltrona non ti muovi, perché ti ha avuto ben bene. Ma la mia non è tedesca, ammena. E adesso c'è che da fa? Tu, montati qui che per Parigi! Ma se uno fa così... Ma che cosa? Via, va! Ma perché uno non può fare così? Via! Ma perché? Sta buono, sta... No, no, no! No, no, il bastone no! Sta buono, sta buono! Ma... Va su alto! Va su alto! No! Prima ho sbagliato mail, vi rimetto la mail per rifare la cucina ai nonni, dato che io non ci capisco una minchia. Datemi un aiuto e scrivetemi una mail, un contatto. Perché lei tutto il tempo, nonna Maria? Vai, guarda un po'. Belli, guarda che belli. Fermati! Madonna, non si può toccare. Ma questa è una... Ma non lo scarchi! Lo metto a bocca con lo scarchi! È stata una diretta bellissima. Ma quanti cavolo eravamo? Più di 3.000 persone, quasi 4.000. Grazie ancora, grazie veramente perché... Per me voi siete speciali e... Soprattutto conoscervi piano piano uno a uno, è impossibile conoscervi tutti, ma è bello entrare nelle vostre case, è bello vedere che tenete a noi e anche noi ricambiamo a nostro modo. E chiaramente ragazzi è difficile, non riesco a rispondere a tutti i messaggi, proprio è matematicamente impossibile per il momento, ma chissà un giorno se riuscirò a dedicare più tempo a queste cose, chi lo sa. Nel frattempo buonanotte, a domani, la Zigiana ci guarda sempre da lassù, sempre nei nostri cuori e niente, grazie ancora, il vostro capitano, domani super carichi e partiamo alla grande, domani partiamo alla grande, ve lo dico, ciao!
continuate a fare questi scherzi, perché a me della storia precedente fanno morire. La pellicola sul bicchiere, penso, è top top dello scherzo, quindi grandissimi. Mi fanno morire sti video, mi fanno morire. Grazie, piccolo intervento, continuo con le vostre storie.